Dunque, il documentario che si chiama L'amore e la follia nasce da un'idea che, insomma, di circa 3 anni fa. Stavo nella mia casetta in Sardegna, che sta al mare, e ho sentito la necessità molto forte, più che altro, una specie di obbligo, di andare a conoscere meglio quella che era la parte della Sardegna che sta lì vicino a dove stavo io. Allora ho preso la macchina, ho fatto un lungo giro da quelle parti, la zona mineraria del Sulcis Iglesiente, la parte anche sopra che si chiama Arburese di Uspinese, che è ricca di vecchie miniere ormai chiuse. Ho cercato di capire cosa stavo cercando e subito, in realtà, proprio alla fine del primo giorno di esplorazione seria del luogo, ho incontrato una persona si chiama Giuseppe, che stava in una vecchia laveria abbandonata dove io stavo un po' frugando e facendo delle fotografie. Tutti lì praticamente hanno fatto il minatore e hanno smesso di lavorare relativamente da poco, persone di 60-65 anni. Pensato, ho fatto una prima discesa, una prima immersione in solitario in quei posti e non ho catturato all'istante. Non ne sapevo praticamente niente, avevo spazi di ignoranza immensi da colmare, allora mi sono lasciato andare. Bisognava dare un nome al progetto, anche quando era solo su carta. All'inizio c'avevo un titolo che era in inglese, si chiamava Hard Working, perché mi interessava parlare del lavoro. Per un lungo periodo si è chiamato Il richiamo della miniera, per un breve periodo 7 atmosfere, è una cosa legata a ciò che dicevano dei personaggi. Poi si è chiamato anche La Volata. La Volata è un po' il titolo che ha avuto durante tutta la lavorazione del montaggio. La volata, che ti fa pensare alla volata? O qui le domande le fai solo tu. In realtà, in termini minerari, la volata è l'azione di far esplodere le mine che si sono messe nella montagna, no? Diciamo la fine del ciclo di perforazione, di preparazione delle mine. Poi escono tutti, accendono le micce, diciamo, e si fa esplodere la volata. L'amore e la follia è legato a una favola di Jean de La Fontaine, che si chiama appunto L'amore e la follia, per cui c'è una sorta di diatriba tra l'amore e la follia, che giocavano insieme quando erano piccoli, eccetera. Poi bisticciano, fanno casino. C'è Venere di mezzo, eccetera, eccetera. Il gran consiglio degli dèi alla fine per metterli d'accordo e per dare una giusta punizione alla follia che aveva, diciamo, schiaffeggiato amore così forte che aveva perso la vista. Condanna la follia a fare da guida a amore per sempre. È un suggerimento. Non vuole essere una chiave di lettura, ma è un suggerimento. Atteggiamenti di grosso amore nei confronti del proprio lavoro, nei confronti della propria identità di minatori, la follia che insomma sembra che ci stia dietro, perché comunque è un lavoro molto duro, molto pericoloso, è un lavoro dove ci sono sempre stati livelli di sfruttamento della manodopera enormi, e alla fine quello che rimane è, insomma, un territorio lasciato con le sue difficoltà e con le montagne bucate sotto. Il primo approccio con il cinema, sono andato a guardare film, se la mia vita fosse un film, allora direi che siamo in uno dei punti di svolta del film, diciamo, ora, qui, adesso. I giovani aspiranti registi,
che hanno voglia di lanciarsi in un progetto e che però magari si scontrano con mille difficoltà legate a trovare dei soldi, a trovare anche mezzi tecnici per farli, eccetera. Io direi non è quella la cosa più importante, nel senso che si può fare anche senza. E penso che sia molto bello fare senso, bisogna trovare le persone giuste con cui farlo. E se non ci sono soldi, si può sempre cominciare a farlo, si può sempre cominciare a lanciarsi in un progetto, perché quando poi diventa grande è lui che ti tira con le sue corde, cioè, anziché comprarti una macchina fotografica. Magari ti compri il cavalletto che ti serve per metterci la telecamera che magari ti hanno prestato, e si fa. Questo è un progetto che è nato così, in piena indipendenza, e me la sono goduta tutta. Ma la maggior parte del lavoro è stato fatto senza telecamera, senza telecamera. Una delle frasi che dice Silvestro, che è uno dei due protagonisti del film, raccontando, diciamo, il periodo in cui avevano occupato la miniera, sono durato a lungo, eccetera, io dicevo, se vedevo un giornalista con la telecamera gli tiravo un tronco. Cioè, questo è, cioè, non si tratta, cioè, bisogna stare attenti a non cercare di rubare niente, ma a dare quello che, cioè a farti dare quello che loro vogliono dare. Questo, per capirlo, ti devi avvicinare, devi capire quanto c'è voglia di starci vicino, quanto puoi dare tu a loro, e quando si crea uno scambio, allora si può fare. Forse le scene, cinematograficamente parlando, forse più riuscite, nel senso che l'immagine è più curata, più equilibrata, in cui i due minatori si sono prestati alla fine a fare delle scene che mi servivano a me in fine montaggio, perché sarebbe stato bello che ci fossero queste scene, anche il finale del film. E questo sarebbe stato assolutamente impossibile farlo fare, anche solo un anno prima, cioè non l'avrebbero fatto. No, non ci voglio. No, non mi va. Cioè, penso che sia questo, forse io non ho esperienza di film di finzione, però penso che questa sia una delle differenze grosse tra una finzione e un documentario, cioè tu hai a che fare con le persone, gli fai fare quello che vuoi tu. Silvestro era qui alla proiezione al festival e non aveva mai visto il film, perché l'ho convinto ad aspettare. E l'altro protagonista, Manlio, che non è potuto venire, neanche lui l'ha visto. Quindi adesso finirò organizzando una proiezione dalle sue parti, in modo tale che possa vedere anche lui in grande, in bel cinema, con la gente che è andata a vedere lui. Questo è bello, insomma, fa parte di quelle grosse soddisfazioni che sono venute da questo progetto. Grazie. Grazie a voi.